Ok ragazzi, rieccoci esattamente dove ci eravamo lasciati. Dunque, noi abbiamo questa nuova missioncina da fare. Intanto però, membri della Mother Base che muoiono nessuno, quindi in quarantena forse sopravvivono? Non lo so, io per sicurezza voglio andare dritto sparato da questo tipo qua, poi ci faremo le altre quest secondarie. Quindi, Cold Talker. Il vecchio che conosce come curare l'agente patogeno. Speriamo che sia la volta buona. Luftwa... No, Lufvoa, Ulufwa Valley. Ok. Equipaggiamento. Qui ci cambiamo un po' l'equipaggiamento. Al posto del fucilozzo. Non so se usare questo o no. Ah, no, no, no. Teniamo il fucile. Però ci prendiamo anche il Brennan. Brennan ce lo mettiamo. Che non si sa mai. Secondarie. Abbiamo una nuova pistola. Questa qua. No, no, no. No, non era questa qua che volevo. Mannaggia. Eh no, allora ci teniamo la mitraglietta. No, niente mitraglietta stordente. Ci mettiamo la pistola tranquillanti. Facciamo così. Questo, questo, questo. E direi che siamo a posto. E per quel che riguarda la mimetica Luftwaffe, quella lì mi sembra che era foresta, quindi direi proprio che questa qua, questa è la mimetica che possiamo tenerci. Non abbiamo protezione bonus, ma chi se ne fotte. Scegli una spalla, manteniamo quiet e quindi possiamo iniziare la missione il prima possibile, dai. Morti per epidemia 2. Gestione dello staff, quelli nuovi che fine hanno fatto? Ok, mi sono già smentito. Molto bene. Non è vero, possono morire come all'interno. Però sembra con meno frequenza. Allora. Luftwaffe Valley. Madonna mia, quanto cazzo dobbiamo camminare? Perché mi ha obbligato ad andare qui? Questo punto di merda qua. Guardala, guardala, è già partita in tromba, senza neanche chiederglielo. Intelligente la ragazza. Nessun segno del nemico. Ma ci sarà un'imboscata, vedrai se non è vero. Infatti è molto strano. Molto molto strano. Nebbia? Oh merda. Infatti. Mi sa proprio che dovevo cambiare equipaggiamento io. Sai che ti dico? Già, direi che facciamo così. Mi sono fatto mandare questo lanciagranate che non ho mai utilizzato qua nella partita. E vale la pena perché è un'arma fottutamente tosta. E poi già che ci siamo, ci facciamo mandare pure. Ci facciamo mandare pure l'armatura. Olè, è arrivata anche l'armatura. Molto bene, adesso mi sento molto più sicuro. No, perché quando c'è la nebbia, senti la musichettina in sottofondo. Ho idea che qua ci potrebbero essere i teschi. Cazzo, però, pensandoci bene, i teschi, avete visto che hanno questa specie di... emettono queste strane particelle? Non è che magari l'epidemia ha qualcosa a che fare con loro?
Non è che magari sta gente diventa poi i teschi. Quelli che stanno, su cui stanno sperimentando. Sai che... intrigante la cosa. Assolutamente intrigante. Oh oh. Oh oh. Ehi. Oh fuck. Merda. E ovviamente bella inquadratura. Cazzo, questi sono dei fottutissimi. Cosa sono? Ho capito che ti piace. Vedi però, c'hanno sul tanghino come Quiet. Cazzo, vuol dire che sono dei cecchini questi qua? Eh sì. Che figata, ragazzi, che figata. Quiet. È certo che dietro. È dietro a tutto Cypher, non lo sai mica? Merda, c'è troppa luce, non si vede un cazzo col visore. Tu Quiet non riesci a vedere niente, ma proprio nulla di nulla. Ok. Ce la fa a mirarla? Sì che ce la fa a mirarla. Quiet! Ma che botta che gli ha dato! Ma che botta che gli ha dato! Merda, ce n'è un altro! Ah, t'ho preso prima io! Stronza! Ti ho preso! Quiet, non mi dai una mano però, eh! Porca di quella puttana! Please select a deployment point. Vai lì. Eh sì, ma c'ha il fucile. C'ha il fucile a tranquillanti. Metti questo. In testa. E col Brennan, vuoi dire? Lì c'è l'altra. Merda, mi ha visto. Ah, guardala lì dove. Oh oh oh. Cazzo, sono in tre? Ok, una è andata. Dai, Snake, sempre si incastra in ste cazzo di cose. Merda, ma sono scomparsi. No, gli avevo sparato. Boom. Morta. Ti vedo. No. Grandissima bottana. Teschio neutralizzato. Grazie, Quiet. Grazie. E qual è degli obiettivi? Guardali lì, guardali lì. Ecco, vedi, noi ci viene data l'opportunità di fultonizzarli, ma non possiamo ancora. Adesso dov'è il terzo? Terzo cecchino madafaka. Dov'è?
T'ho trovato. Boom! Colpo alla testa. No, no, è merito di Quiet, diciamocelo. Vedi, se ne vanno. Ok, abbiamo superato l'im... E quelli no, invece, quelli non se ne vanno. Teschio neutralizzato, 60 di eroismo. Ok, non è tantissimo, però insomma, meglio che una pedata nel culo. Vedi, vedi queste cazzo di strane particelle che emanano. Così come Quiet, Quiet viene ritenuta responsabile da Miller dell'infezione. Ah... Cazzo, tutte ce le ha neutralizzate, tutte. Già che sono inquietanti qualcosa queste qui, eh. Mamma mia. Vabbè, niente, proseguiamo nella foresta. Ma non possiamo fare niente con queste qua. Magari possiamo sparargli in testa giusto per vedere cosa succede. Niente. Niente. Un cazzo di niente. Ok. Bello, mi piace questa zona qua. Oh, detected enemy presence. Please select a deployment point. Perlustrati sta zona. Non può perlustrare la zona. Vacca troia. E allora la facciamo spostare. Siamo allora, qua abbiamo un ponte. Forse siamo esposti. Magari se la metto qui. Adesso proprio abbiamo su un armamento ultra pesante. Oh, ehi, ehi, ehi. Ma lì mi marca qualcosa. Morti per epidemia 3. Sicuramente poi magari quelli migliori, no? Sai, quelli specializzati in cose che ci permettono di creare determinati tipi di armi, no? Cose di questo genere. Stanno crepando tutti quanti. A me di farmi una speedrun proprio non mi va, quindi... Wow. Ehi, guarda il palazzo. Eh sì, cos'è l'idea? Sembrerebbe proprio di sì. Cazzo, c'ho su un'armatura di merda. Sai che ti dico? Perché no? Perché non c'ho la noctocianina e l'acceleramina? Chi se ne fotte? No, ma per quello... Ma che fregatura, non c'ho abbastanza acceleramina e noctocianina. E allora? Dammi tutto il resto. Anch'io scemo che non ho equipaggiato. Oh, wow, 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 wow. Wow, wow, guarda quello. Oh, oh, oh. Signori, D-Dog. Ecco, adesso però lui c'è su. Mannaggia, che due coglioni. Alleluia, è arrivato anche lui. Didi. Ok. Ecco, intanto merda, c'ha pure i fari adesso. Ah, guarda, guarda. Tutto ci marca, tutto. Il grande Mighty Didi. Una figata come cambia la missione da un momento all'altro. Prima i cecchini che ti sparano addosso, poi quello. Una figata. Ok, salta su, salta su, salta su. Ok.
prima cosa questo qua. Tu verrai interrogato. Analysis complete. Tu verrai interrogato, te lo dico io. L'entrata del palazzo è qui. My droid information updated. There's more than one entrance. How do you plan on sneaking in? The map has been updated. Ah, non lo so. Dov'è che ci dice che l'entrata? Ha ingresso uscita. Hai voglia. Qui di dietro potrebbe essere una buona opportunità. Chissà quanta roba troveremo all'interno di sto livello. Tanta, poca, ma... Intanto là c'è una bolla di carico. Oh oh oh. Lui, mi raccomando, lui. Vai giù. Oh, questo qua per il combattimento è ottimo. Oh cazzo, oh cazzo. Vai, vai, Didi, vai. Torna giù tu. E dormi. Allora, fammi recuperare la bolla di carico prima, che così possiamo fare il viaggio veloce in questa posizione. E non abbiamo allertato nessuno per il momento, il che è un bene. No, questo anche è scarso. Merda, forse quello non dovevo lasciarlo lì. Forse quello... Ma porca puttana, si è già svegliato. E basta con tutta sta gente. Analysis complete. Analysis complete. Ho già capito io come gira la storia qua. No. Analysis complete. Ecco, quello è uno di quelli buoni. E questo qua ce lo trasportiamo via. Ce ne fottiamo il cazzo del punteggio, ragazzi. Non ho voglia di fallire e far partire un allarme. Queste zone non è mai il massimo. Intanto abbiamo lasciato una scia di cadaveri incredibile. Sicché, allora, dove possiamo infiltrare? Possiamo infiltrarci lì da dove è venuto quell'altro. O in alternativa probabilmente c'è qualche altro bel posticino qua. E mi ispira già di più, se devo essere sincero. Ispira molto di più. E andiamo in alto. Minchia, ma abbiamo ripulito la zona semplicemente stando lì. Intanto ci sento la radio, quindi c'è una cassettina pronta per noi.
qui abbiamo la cosa di comunicazione, ma vabbè, è importante. Qui abbiamo i due grandissimi figli di puttana, importantissimi questi qua. Però è meglio non scendere a rompergli il cazzo, perché di appena là ci sono quegli altri. Quindi è meglio. Che tra l'altro non li ho nemmeno marcati quelli lì. Analysis complete. Analysis complete. Ok, non ne vale la pena, cos'è l'idea? Oh, qua possiamo entrare. Qua possiamo entrare, signori. No, Friday I'm in love the cure. No. Guardala lì la nostra cassetta. Oh, wow. Ecco, intanto qua, che cazzo ci fa un cassonetto dentro una casa? Oh Cristo. Sai cosa ti dico? Dovremmo interrogarne uno per vedere se ci sono dei progetti. Perché sicuramente qua c'è un progetto. Qui da qualche parte. Fermo lì. Il vecchio è qui, ma va, fino a lì ci ero arrivato anch'io. Sì, non avevo visto che c'era anche il piano di sotto. Vedi? Merda, ma quanta gente c'è qui? Troppa. Adesso quelli non riesco a capire se sono dentro o fuori. Sono di fuori. Ah, guarda, lì abbiamo pure il progettino. E il poster. L'ennesimo poster. Progettino di Brennan. Ok, ce l'abbiamo già. Però poi abbiamo un po' di materiali. Fanculo, mi stanno crepando gente alla Mother Base. Altro poster. Tanto continuano a darci munizioni, munizioni, munizioni. Non è che magari c'è una boss fight alla fine di sto livello, cazzarola. Perché? Perché non mi piacerebbe tanto l'idea. C'è nessuno qui. Nessuno. Quando non c'è nessuno è sempre una cosa un po' preoccupante. Beh, niente oggetti bonus. Tanto piccola la cantina di questa casa, se non altro. Più grande la cantina della casa. Ok, dai che ci siamo. Dai che ci siamo. No, Oh, ehi, che cazzo?
Chi è costui? Sono quello che ti pare. Guardalo. That's Code Talker. Look familiar. It's infecting my men. How do we silence or death? What it could be in here. Stay quiet. Your life depends on it. Sit. La tua vita dipende da. The parasite has infected your brain. Vedi un parassita. Those are its larva. They enter the throat and attach themselves to the vocal cords. They mimic the host's membranes flawlessly. No one can tell the difference. Upon reaching maturity, they mate. Sustained exposure to a particular sound triggers copulation. The resulting larva then feast on the host lungs, killing it. The particular sound. Words. Troviamo delle parole, vedi? Only those who speak a certain language, not just one. I cannot say which language your parasites are attuned to. But silence is the best way to keep them from laying their children. This contains an herb that they dislike. Bella pippatina. Should deafen them for a while. You have bought yourself some time. Speak. Is there a cure? Once symptoms manifest, larva have already infested the alveoli. At which point, nothing can be done. There is a way to halt the onset. Which would prevent infection. Ovvero? I need your help. He stole the ones I sealed away, forced me to do his terrible work. Skull. A country like America sways in his wake. I could not defy him. The fate of Dene lies in his hands. However, perhaps the Nishia led you here. If my children have upset the Hojo of the world, it falls to me to set it right. Certo. I miei figli, cioè i parassitini. Ecco che adesso. Oddio. Cazzo, interessantissima la cosa. Adesso tutto ha un senso. Guarda, con una cazzina ti spiega tutto. Guarda, favoloso. You've secured the target, but he's too old to risk a full extraction. Put Code Talker in the chopper and return to base. Zoya Badiabulo was boss. He
He's gonna wipe every language besides English off the face of the earth. Ironic, isn't it? They gave us language, and now they take it away. It is thanks to them that man first learned to speak. But now, the hands of their clock turn back. They've been warped by the hands of man. Porca troia, che figata. Ok, vecchietto mio, è ora di andarcene, è ora di menare le tolle. Adesso ovviamente ci renderanno la vita un inferno. Che cazzo ci facevi lì, Didi? Trovata arma, trovata pianta. Come fai a trovare delle piante dentro qua? Cane? Ok. Ho un brutto presentimento. Individuato un nuovo pericolo? Merda. Via, via. Soldato altamente specializzato qua, ma sai che non mi interessa proprio il soldato altamente specializzato. Tutti a nanna. Quello lì intanto c'ha un lanciarazzi. Nah, non credo ci sia bisogno, però magari. Speriamo che non si svegliano troppo in fretta, perché ultimamente sti qua hanno la tendenza a svegliarsi veramente in fretta. Probabilmente perché non ho potenziato la pistola tranquillanti. Molto probabilmente è per quello. Ehi, qua abbiamo un cassonetto dentro la casa, ma va che è il colmo. E boh, nascondiamocelo dentro sto qua, sperando che sia serva a qualcosa. Wow, wow, wow. No. Cazzo di percorso fanno quelli? Porco. Mondo, tiralo fuori. Di sto passo i nemici tornano. Guarda, ogni tanto i comandi. Ecco, vedi, si sono già svegliati. Come cazzo hanno fatto a svegliarsi? Wait. Wow, wow. Ehi. Vai avanti ancora un po' anche te. Ma no, ha schivato la mina. Il bastardo ha schivato la mina. Ecco, vabbè, questo era un po' strano. Vedete che vi dico? Io questi qua li faccio fuori, fanculo. Se no va a finire che questi qua ogni volta si svegliano, ci sgamano e dopo sono cazzi. Adesso me lo tiri fuori dal cassonetto? Grazie! Grazie mille. Gentilissimo. Poi girano sempre in due, quindi di dog non è poi così un grande aiuto. Poi oltretutto la visuale ravvicinata non aiuta per niente. Oh merda, quelli stanno venendo. No. Ok, non sono quelli che pe... merda. Fanno sga. Oh no, no, no. In faccia. Ok, perfetto. Guarda l'altro. Guarda l'altro. Vai a dormire. Vai a dormire. Vabbè, mani in alto, l'abbiamo sgavato in pieno, mamma mia. Allora, che dite? Andiamo di sopra, di sotto, destra, sinistra. Cazzo facciamo? Andiamo sopra. Sarà un'altra ondata di nemici? Sembrerebbe di no.
Torniamo da dove siamo, cioè usciamo da dove siamo entrati. E questa tattica qua funziona 9 volte su 10. Adesso bam, sgamato. No, eh. Mezzanotte in punto. Vai giù di sotto tu. Ma lo so. Dovevo superare l'ostacolo, su via. Oh merda, ce n'erano proprio due dietro lì. E lì ce ne sono altri due. Cazzo. Cazzo. Na. Non mi vedi. Ma cosa? Sì. No, è possibile che non vedono la scatola di cartone, ragazzi? Sono in piedi con la scatola di cartone e non mi vedono. No, aspetta, questa me la voglio gustare perché... Non fa niente, ho le allucinazioni. No, tu sei scemo. Vanno. Ma dai. Ok, Miller aveva ragione. L'ultimo ritrovato in fatto di infiltrazione. Favoloso. Ah, Gesù, perché ci sono quei due lì ancora? Che due coglioni ho sto vecchio, porca miseria. Oh, innanzitutto chiamiamo l'elicottero. Prima di tutto. Aspetta. Lo chiamiamo qua. Qua. Ci vedranno? Cosa dite? No, oh, dai, siamo di notte. Ci vedono. No, che non mi vede. Ecco, quelli sì però. Fanculo. Cazzo. Vittime degli esperimenti. Oltretutto lì c'è pure qualcosa che luccica. Niente. Proprio niente, nulla di nulla di nulla. Ah, sicuro. E un po' di supporto non mi farebbe schifo, sai? Da che cazzo di parte vanno questi? Eh sì, qua c'è la cascata, buonanotte. Wow, viene proprio di qua. Cazzo, peccato che D-Dog non può attaccare due nemici contemporaneamente, sarebbe stato troppo una figata. Merda. Oddio, lo scatto. Ta. Cosa cazzo?
Cosa spari, idiota? Maledetto, lascia stare il mio cane. Sempre girato di schiena, porco mondo. Allora, fottuto elicottero di merda, non abbandonarmi. Torna lì, che ogni volta devo spendere poi per farlo arrivare. E così. Via via. È fottutamente lontano il nostro cazzo di elicottero. Che cazzo di giro fanno? Quanto sono veloci quelli là? Via via via. Recupero ultra fast. Sì. Grazie modalità riflesso. Grazie, grazie, grazie. Lo so che non è da puristi di Metal Gear, ma frega un cazzo, viene comodo. Olè. Bravo, bravo. Mi raccomando, vai proprio sopra i nemici con l'elicottero. Ma guarda che questo è un genio. Guarda, guarda, guarda. Ah no, meno male. Cazzo, tanto sono spariti di col... Cazzo, c'era pure un carro armato. Hai capito. Probabilmente quello è uno degli obiettivi. L'unità di spionaggio è scesa. È salita. Ricerca è salita. Alleluia, alleluia. Member... Fanculo. No, era appena salita. Adesso tu, Codtalker, sarà meglio che... Porca puttana. Quiet? Quiet mi è andata giù di un grado, per quale motivo? Abbiamo raggiunto un punto di stallo per la prima volta nella campagna, ovvero che il nostro eroismo non si muove, resta lì. Cioè, scende, sale, resta lì. Sta cazzo di epidemia che rompe i coglioni alla Mother Base. Adesso spero vivamente che sto qua ce ne liberi. We found the bodies of the two missing Intel team members in Lufwa Valley. We knew we wouldn't get them back alive, but still, it's a damn shame. Don't let their sacrifice go to waste, boss. We need to stop the epidemic at Mother Base. That old man, Code Talker, he's the only hope we've got. Riusciremo a fermarla sta benedetta epidemia o cosa? Tell me how to fight it. I hid the answer in a microbe this one carries. It turns the male parasites into females, preventing reproduction. One parasite infecting another. However, però it doesn't affect only the parasite, it alters the host as well. Altera anche l'host. Infection will be contained, but you and your men will also be rendered infertile. Ecco perché Big Boss era sterile. You must pay to regain your speech. Sì, va benissimo, tanto. That freak show back there. They the work of your children too? It
different strain from the vocal cord parasite, known as the one that covers. It acts as the host's skin, providing strength in exchange for nourishment. But I did not know those men were infected. They were forced to serve him, then steal my research. Have you seen one of their vehicles? That's a silly beast. Captured a convoy they were escorting. Cargo, some kind of mineral. What became of it? The metallic archaea. Hey. Nuvole in arrivo, sì, proprio nuvole saranno. Come continua? No, ma che cagate, dai, Kojima, che cazzo fai? Continua. Spero che continui nella prossima scena filmata, non nel... Dai. Ah, è così proprio! Mission list updated. So the vocal cord parasites that have infected Mother Base. Their ethnic cleanser is designed to silence those who don't fit into Skullface's worldview. We can't allow him to have such power. Go over the mission details and get going ASAP. Ovvero. Please select a mission. Archea metallici. Respingi l'assalto dei teschi e torna alla base con Code Talker. Ah, ok. L'intera area è stata ricoperta da una nebbia insolita. I teschi. Perfetto. Però il video si è fatto già abbastanza lungo. Quindi, ragazzi, lo vediamo nel prossimo. Non mancate.